E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Disney Speedstorm. Mi sta piacendo un sacco sto videogioco. Lo sto giocando principalmente sulla Xbox One X, però ho deciso, ma perché non facciamo una bella serie gameplay sulla campagna single player? Quindi, senza altri indugi, iniziamo. Con Topolino non c'è storia. Ci faremo tutte quante le campagne della, possiamo dire, modalità storia, tra virgolette. Iniziamo con quelle tre basi di Topolino, Paperino e Pippo. Direttamente ci sbloccano i personaggi. Detto tra noi, uno dei migliori personaggi del gioco è Paperino, che è un'ottima difesa e attacco con la sua abilità speciale, che la difesa sembra uno di quei gommoni che utilizzi per la spiaggia, ma se viene attaccato incomincia a tirare una scarica di pugni, insomma passa al contrattacco. Oppure con le mosse speciali, a seconda di quello che avete ottenuto, insomma queste icone che ti danno oggetti e attacchi particolari. In questo caso abbiamo l'oggetto che ti dà uno scatto veloce, che se si tiene premuto ti fa più di uno scatto veloce. Se lo premi normalmente è uno scatto lungo. E abbiamo concluso il primo livello. Andiamo subito alla seconda gara. Che bello è sto gioco, perché non è il solito pay to win. Ti dà la possibilità di sbloccare un sacco di personaggi e non devi spendere nulla. Poi ovviamente chi spende ha qualche vantaggio in più, ma non è significativo, perché bene o male questi personaggi li puoi giocare tranquillamente nella modalità multiplayer bilanciato, che te li fanno provare, oppure nella modalità locale, ovvero locale offline, che è bellissimo. Una cosa che nessun gioco multiplayer online ha mai pensato di fare è quella di metterci un multiplayer offline. Cioè, se un mio amico volesse venire a casa mia a giocare a Topolino, ci può giocare. Sto gioco è ottimo. Poi, passando a un'altra caratteristica importante di sto gioco, è che ogni personaggio ha dei ruoli specifici. Ad esempio Topolino è un velocista, quindi ha principalmente mosse che gli avvantaggiano sul terreno per essere più veloce, quindi ha abilità come il boost che vi ho citato prima, che è questo qui. Poi ogni personaggio ha la sua mossa speciale, tipo Topolino attiva un concerto che lo rende un po' più veloce, ma allo stesso tempo potenzia la velocità dei suoi avversari. Io con qualunque personaggio mi so adattare bene, che sia maschile, femminile. E anche questa gara è terminata. Se li vedete già potenziati è perché ci ho giocato parecchio questi ultimi giorni sulla Xbox One X e lo sto registrando sulla PlayStation 4. Voi direte, ma perché non lo fai dalla Xbox One X? Il problema è che quella console ti fa una registrazione massima di 5 minuti e io stare a registrare ogni 5 minuti il gioco non penso valga la pena. Poi, oltre ai personaggi che hanno la caratteristica da velocista, abbiamo gli attaccabrighe come Paperino,
che hanno mosse principalmente per attaccare l'avversario. Poi abbiamo lo spericolato, che è un mix più o meno del velocista e dell'attaccabrighe. Poi abbiamo il difensore, che ha delle mosse principalmente che gli fanno da scudo. Poi non è detto che i personaggi siano totalmente velocisti oppure totalmente difensori. Ad esempio Pippo c'ha la mossa speciale caricata che gli permette di dare un boost più veloce e di guadagnare terreno. Poi c'hanno altre abilità particolari i personaggi, ad esempio se con la mossa, vedete questa qui, serve a far urtare contro i personaggi avversari. Quando il vostro personaggio urta un avversario, guadagna un piccolo boost, ad esempio Pippo gli si attiva lo scudo ma gli dura per pochi secondi, oppure a Paperino gli si aumenta la barra del turbo. E anche questa l'abbiamo conclusa. Ho intenzione di farci una bella serie gameplay su questo gioco, principalmente per la campagna single player. Quella multiplayer sono indeciso se farla online. Dovrò organizzarmi per bene per vedere quale delle due console collegarlo all'account di Amici dei Nerd per fare le live. Le host del tracciato di Mulan sono bellissime, sono le mie preferite. Poi altre host veramente belle sono quelle dei Pirati dei Caraibi, pure quelle sono belle. Una critica che ho sempre sentito, non solo per i giochi Disney ma un po' in generale, è che non c'è il doppiaggio italiano. Ragazzi, vi dirò, il doppiaggio italiano per me non fa alcuna differenza. L'importante è che il gioco ti diverte e che lo capisci, soprattutto se per anni hai studiato inglese a scuola, perché sono la bellezza di 13 anni di inglese, quindi fate un po' voi, lo metterei subito a sfruttare la lingua inglese. Poi vabbè, qui in Topolino c'è la lingua in italiano già preimpostata, quindi i testi a schermo in italiano sono l'ultimo dei problemi. Ora, quello che mi interessa più parlare è il futuro che avrà Disney Speedstorm, visto che è gestito da Gameloft. Ovvero, chi si abbona, che so, ad Amazon Prime per il Prime Gaming, oppure al PlayStation Plus Essential, oppure Extra, oppure il Game Pass Premium, non so se l'ho detto giusto, o Ultimate. Se mi vedete fare degli errori di termini dei servizi è perché sono concentrato nel gioco. Comunque, Game Pass Ultimate, cosa farà Gameloft? Darà dei bonus aggiuntivi per chi sta pagando il servizio, perché a conti fatti lo sta facendo con Asphalt 9, che è un altro loro titolo sviluppato da Gameloft. Anche Speedstorm avrà queste feature che daranno qualcosina in più ai giocatori. Io spero che diano dei leggeri vantaggi ai giocatori che usufruiscono del servizio, perché, o meglio, che sia solamente a livello estetico, un po' come hanno fatto quelli gli sviluppatori di Fall Guys, che non danno un vantaggio eccessivo, ma giusto a livello cosmetico. Fatemi passare questo termine. È veramente bello. Poi i tracciati ogni tanto cambiano se è soleggiato oppure piovoso, e vi dirò, a me i tracciati piovosi mi sono sempre piaciuti nei videogiochi, sin dall'era PlayStation 1 con mi pare Colin McRae Rally, che lì ce l'aveva i livelli piovosi. Ma diciamo, qualsiasi gioco che c'ha livelli piovosi a me piacciono, sono molto suggestivi. Ma che bello, la citazione a House of Mouse, che ricordi quel cartone là. Che
che poi c'è online su YouTube in italiano se qualcuno gli può interessare. Peccato che non ci sono tutti gli episodi e mi sarebbe piaciuto vedere in italiano lo scontro tra Jafar e Topolino. Che bello sto gioco. Mi ci sto divertendo ogni sera a casa, soprattutto con gli amici online. E hanno fatto bene a metterlo crossplay, perché così posso giocare tranquillamente dalla mia Xbox One X. E anche questa è fatta. E siamo arrivati al boss contro Paperino. E sconfiggendo Paperino ci dava i suoi frammenti. Ebbene sì ragazzi, per sbloccare i personaggi servono frammenti. Poi ci sono i frammenti per ottenere assistenti. E con questi assistenti ti danno un miglioramento ulteriore per il personaggio. Più ce li hai rari, più sono efficaci e più ti avvantaggiano in guida. E voilà! Tanto Paperino non può fare niente perché sono più veloce. Quanto è bello sto gioco! Certo, sulla PS4 c'ha proprio qualche lacuna a livello grafico, ma diciamo che è minimo, perché a livello visivo è buono, ovviamente è migliore la One X oppure la Play 5 o serie S o X. Ma comunque, per chi ha solamente una PlayStation 4, diciamo che non se ne fa tanti problemi. Da quando ho iniziato a giocare a questo gioco, le mie prime impressioni erano: ha preso spunto da Crash Team Racing e da Mario Kart. Uno potrebbe dire ha scopiazzato, ma diciamo che è opinabile come cosa, perché ha giusto un paio di caratteristiche che rendono unico Disney Speedstorm. Ovviamente i personaggi che avranno un roster molto più ampio del mondo di Mario e del mondo di Crash. Parliamoci chiaro ragazzi, che vi pensate che Gameloft non sfrutterà la cosa di aggiungere un botto di personaggi dal mondo Disney, Pixar? Già ad Halloween, secondo me, aggiungeranno subito Jack Skeleton con un tracciato dedicato a lui. Poco ma sicuro. E niente, ragazzi.
Per ora finiamo qui con questo primo gameplay dedicato a Topolino e nel prossimo episodio faremo il capitolo 2, ovvero con Paperino. Alla prossima!